Ragazzi, e bentornati sul canale di Emozionatura. Oggi inizio una nuova serie dove vi andrò a spiegare passo passo come allestire un acquario d'acqua dolce, in questo caso tropicale, in maniera semplice e soprattutto economica. Vi posso assicurare che era veramente molto facile e poco dispendioso fare un acquario, soprattutto d'acqua dolce, anche di dimensioni abbastanza notevoli. Per esempio, questo qua è un 120 litri. E in questo momento all'interno vi sono guppi, portaspada e plati. Vi erano dei neon, ma purtroppo sono morti perché ovviamente si è alzata la temperatura. Inoltre vi sono anche, cioè vi è un ancistrus, e poi come vedete come verde vi sono tantissime Anubias. In futuro ho intenzione di mettere anche tante criptocorine. Comunque partiamo a parlare dal fondale, e poi vi dirò qualcosa anche sull'acqua. Il fondale in negozio ne troviamo veramente di tantissimi tipi, di tantissimi colori, nonché diciamo granulatura. Io ho preso questo qui, come vedete di sotto avevo messo uno strato di ghiaietto un po' più spesso, di sopra questo qua più fino. Poi piantando e facendosi un po' rimescolato, e qua non si vede, ma comunque per la maggior parte è bianco. Decidere il fondo che preferite. Mi raccomando, se dovete allevare corridore, se non deve essere né troppo grosso né con troppi spigoli, diciamo i singoli ciottoli non devono avere troppi spigoli, perché appunto hanno i corridori, stanno dei baffetti molto delicati, ed è rischioso perché si possono tagliare e quindi morire. Basta un solo strato di fondale come ho fatto io, però per capire quanti strati bisogna mettere al fondale bisogna anche pensare al tipo di pianta che si vuole allevare, perché se si vogliono allevare l'Anubias va bene anche così, al limite aggiungiamo, se sono tante, qualche pilloletto, un po' di prodotto, nutrimento ogni periodicamente. Però appunto, se invece avete intenzione di allevare criptocorine, già dovevo iniziare a farvi qualche domanda, perché magari le criptocorine, non dico il fondo fertile, ma comunque hanno bisogno delle pilloline, che sono praticamente dei sassetti, diciamo, delle pilloline, appunto si mettono sotto la sabbia e va tutto bene. Se invece volete allevare altre piante, come per esempio le piante rosse, le artennantera, oppure come la bacopa e altre piante di questo genere, oltre ad avere veramente una luce potente, un impianto luce potente, perché hanno bisogno davvero di tanta luce, bisogna mettere anche un piccolo strato di fondo fertile. Poi logicamente lo strato si ispessisce, dipende la numerosità delle piante. Quando lo disponete sul fondale dell'acquario, mi raccomando, prima, quando uscite dal negozio, lavatelo abbastanza bene, fatelo stare anche più di mezza giornata a mollo con continui cambi d'acqua. Dopodiché cercate di distribuirlo in modo uniforme. Poi c'è chi magari preferisce fare tipo delle dune, delle zone più rialzate. Questi qua sono gusti, poi anche dipende il tipo di allestimento che si vuole andare a fare. Riguarda l'acqua, a meno che non vogliate allevare discus, non comprate mai acqua ad osmosi. Questo qua perché? Perché a meno che il vostro impianto d'acqua faccia letteralmente schifo, e allora magari un po' di osmosi va bene, ma l'osmosi praticamente è un'acqua, è un, diciamo, un'arma a doppio taglio, perché è un'acqua priva di qualsiasi nutrimento, proprio è acqua e basta, pulitissima. E quindi questo qua sì, da un lato è molto più igienica, ma dall'altro però potrebbe appunto, diciamo, non avere le sostanze che servono ai pesci. Consiglio è quello di prendere acqua dal rubinetto, metterla in un recipiente, magari con diciamo una larga apertura, così da favorire diciamo l'evaporazione del cloro, e lasciarlo stare per almeno 20, lasciarlo riposare 24-30 ore così. Allo stesso tempo potete anche aggiungere il biocondizionatore, così magari elimina eventuali metalli pesanti, sostanze nocive presenti nell'acqua. Comunque, una volta
volta che avete comprato la sabbia e avete l'acqua, potete iniziare già subito ad allestire l'acquario, quindi mettendo la sabbia sul fondo e riempiendo l'acquario di acqua e iniziando ad attivare il filtro. Per come è fatto il filtro ne parliamo nel prossimo episodio e vi spiegherò come il funzionamento e come va allestito. Questo episodio è finito, probabilmente di questa serie ne uscirà un video a settimana. Il prossimo, appunto, come detto, vi spiegherò il funzionamento e il montaggio del filtro. Grazie a tutti e alla prossima.